Ginevra, buonasera. Ciao Davide, buonasera. Buonasera a Allora, tutti. Ginevra ovviamente l'abbiamo conosciuta, Federica Ginevra, ne abbiamo apprezzato il loro coraggio materno, ne abbiamo sostenuto la lotta, queste ragazze che grazie al cielo sono davvero così indomite rispetto all'obiettivo che ci auguriamo tutti possano quanto prima raggiungere, che è quello di riavere le proprie bambine. La storia di Ginevra è stata ripresa anche dalla signora, dalla moglie di Claudio Braghino, se non sbaglio, giusto Ginevra? Sì, la dottoressa Benedettelli. La quale ne ha fatto un articolo sul suo periodico. Sì, un articolo bellissimo sul periodico che si chiama Vivessere, ed è una giornalista coraggiosa come ce ne sono pochi, come te, come Del Debbio, insomma, come poche sono le persone che hanno il coraggio di denunciare, di far sapere agli italiani quello che succede, di non tenerci tutti lì distratti dalle partite di calcio, dalla selezione delle veline, insomma, ci sono fatti gravi che ci coinvolgono tutti in prima persona nel momento in cui meno ce lo aspettiamo e in cui meno siamo preparati, pensando che queste cose non possano succedere prima di tutto e poi che non possano mai succedere a noi. Invece purtroppo sta diventando un'azione, diciamo, quasi legalizzata, visto che nessuno fa niente per fermare certa gente e che colpirà comunque più delle persone che già sono state colpite e che non trovano voce, non hanno nessuno che gli dia voce, non hanno magari le forze e comunque c'è poca gente che ti dà voce per denunciare questa, io la chiamerei, non lo so come chiamarla, Davide, aiutami tu. Guarda, questa infamia, questa mattanza sono sequestri di Stato perché, tra l'altro, l'articolo si titola proprio così. È anche un titolo assolutamente coraggioso quello che ha Sì. voluto esprimere il direttore del giornale. Sì. Ginevra, noi ci tenevamo a salutarti, a sentirti, a condividere questa bella notizia, passami l'aggettivo, ma sapendo quanto sei impegnata nella tua lotta. Vedi Davide, Prego. io ero una mamma e Arianna era una bambina serena, innocente, che aveva una mamma che l'amava e che la ama più di se stessa, come poi è normale che sia. I nostri giorni erano fatti di baci, di carezze, di sorrisi, abbracci e tanta dolcezza e attenzione da parte mia. Era una bambina indifesa ed io ho cercato di proteggerla dalle scene di violenza nei miei confronti da parte del padre, però non sono riuscita a proteggerla dalla violenza di gente senza scrupoli, senza anima. Avevo appena 18 mesi, ma ciò non significa che doveva essere considerata un pacco, un oggetto dei desideri di un uomo che è ricco, lo sappiamo, tanto da riuscire ad ottenere questo. Arianna Davide era una bambina con i suoi affetti, con i suoi sentimenti, i suoi diritti. È stata usata per soddisfare i capricci di un uomo con problemi a rapportarsi con le donne. Tant'è vero che l'ho già detto e documentato, aveva altre due mogli che lo hanno denunciato per violenza. Ci hanno strappato dall'abbraccio, costrette a una ricerca l'una dell'altra senza saper niente, più niente di noi. È stata rapita 1 anno e mezzo fa. È consegnata, recapitata direttamente a casa dell'uomo che ci aveva sbattute fuori da quella casa, minacciandomi di morte, quando Arianna aveva solo 1 mese di vita. Quando vedo i bambini abbracciati alle loro mamme, che ne cercano lo sguardo, che si nutrono di quello sguardo materno, io penso sempre che anche se mi offrissero tutto il denaro del mondo, non sarei mai capace di fare quello che è stato fatto a noi, mai. Anzi, darei la mia vita piuttosto. Non siamo lontani dai tempi dell'Inquisizione, non siamo lontani dai tempi dell'Olocausto nazista. Io non smetterò mai di far sapere al mondo cosa succede in questo paese alle persone per bene. È un paese che non ha più religione, non ha più regole, non ha più valori e tutto questo è contro natura. Invece il mio istinto è ben saldo alle leggi della natura. Denunciare la violenza in Italia significa morire. Io sono 3 anni che cerco di difendermi, me e la mia bambina dalla violenza dello Stato. Quindi, Arianna, amore mio, tu sei piccola, ma quando sarai grande saprai che la mamma ce l'hai e non ti ha mai abbandonata. La tua mamma non si farà distruggere da tutto questo dolore. Io vivo per te e per tutta la vita che abbiamo davanti. E grazie, Davide, grazie a Ah, sì, tutti quanti grazie. voi, perché non è facile riuscire a portare avanti questa battaglia da soli.
E io non mi sono mai, grazie a te, grazie a tutte le persone che si stanno occupando di questo caso, come la dottoressa Benedettelli ha fatto ora, per ultima, non smetterò mai di ringraziare tutti voi, perché non mi sento sola. E non sarai mai sola. Chicca, un abbraccio grande, grande, grande. Grazie Davide, vi voglio bene. Ciao Gini, un bacione amore, ciao. Ciao, grazie. Grazie, grazie, davvero una carezza speciale a Ginevra.